lo chef di punta Marina dice come posso cucinarla questa carne arrostuta, no, no, va anche alla pizzaiola io la farei a bagnomaria con l'aceto, cotta nell'aceto con l'olio e molto molto origano, un po' di pepe nero. Fai una bella cosa, aspetta la musica, fai una bella cosa, se i due patti noi lo seguiamo, sei pronto? Oggi abbiamo teglia, cipolla, sì, sulla teglia, pomodorini, sì, la carne, ricopri con cipolla, pomodorini, parmigiano e se vuoi anche delle patate sottili perché sennò poi ci vuole troppo tempo a cuocere, la metti in forno, un filo d'olio, sale e pepe, 10-20 minuti e il piatto è pronto. Hai capito? Ma lui è bravo, ma è bravo più davvero. È fantastico. Ma poi lui è pratico. Ha una facilità. È pragmatico, lui è pratico. Io, ho colto una cosa, ha detto poco fa, io vorrei fare solo questo, vabbè, non lo so. Devo dire che dall'amore che ci mette un po' si intuisce, un po' traspare e traspira questa voglia di fare, di tornare, peraltro, veloci, di tornare peraltro a qualcosa che ti, è cioè, come si, che ti compete, perché è un lavoro che tu hai fatto comunque, fatto quello di stare non in locale nella sala, e quindi ti piace? Quando me ne sono scappato di casa, quando me ne andai di casa, ti piaceva quel lavoro lì? Sì, mi piaceva, era un lavoro che facevi con piacere, anche mi perché piaceva. Lui faceva il metro di sala, Milano, non è una cosa a Milano, facile a Milano, certo. E il metro di sala, ancora più che il cameriere, è il biglietto da visita del locale, certo. È il primo venditore, il proprio il rappresentante che vende i prodotti. E vi dico questo, del locale, che il proprietario del locale, sì, mi faceva il comì. Il comì, hai capito? Spiegalo. Se il comì, cioè, se faceva quello che mi portava, esatto, i piatti avanti e indietro, che mi prendeva le comande, me le portava. Il comì è una figura, è una figura di strapazzo. E chi lo faceva? Il proprietario faceva il comì, lo, lo stimava talmente tanto e lo utilizzava al meglio. Cacceresse te, spurugli della torre, io ti faccio il comì. Ma io ti posso dire così, io me lo immagino, Carlo, giovane, brillante, simpatico, capello lungo, che mustazze, che mustazze. Ma non ce l'avevo mostrato, l'avevo mostrato. No, l'avevi, no, l'avevi, no, l'avevi, no, a cura. Va bene. Aveva la coda.